Un caloroso ben ritrovati, fedeli followers della Fairy Family Film. Recensione, non spoiler, spoiler, di una serie TV molto molto particolare uscita questa mattina su Netflix. Sto parlando di Strappare lungo i bordi, primo serie TV, primo, come dire, prima incursione, diciamo così, al cinema, mondo della serialità di Zero Calcare, Michele Rechi in arte Zero Calcare. Forse il più celebre fumettista italiano, uno dei più celebri fumettisti al mondo, una vera e propria autorità, un vero e proprio modello per tutti quelli che fanno il suo mestiere. Netflix ha deciso di offrire a Zero Calcare la possibilità di creare una propria serie TV. Strappare lungo i bordi uscita oggi è quella serie TV. Dicevo, recensione sarà divisa come sempre in due parti, non spoiler e spoiler. La prima cosa che posso dire è che la presenza di Netflix alle spalle di Zero Calcare non si fa minimamente sentire. C'è sempre la paura quando si muovono delle compagini produttive così grandi, che sia Netflix, sia Prime Video, Disney, Marvel, eccetera, eccetera, che in qualche modo lo sguardo di un autore, la voce di un autore o di un'autrice venga in qualche modo, per quanto leggermente, però comunque un po' coperta appunto dal vocione di Netflix, Disney, eccetera, 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 eccetera. C'è sempre un po' la paura che questo mastodontico animale che si muove alle spalle del nostro autore o della nostra autrice in qualche modo ne tarpi anche un po' le ali. Con Zero Calcare, con Strappare lungo i bordi, non è assolutamente così. Chi conosce Zero Calcare per i suoi fumetti, chi lo conosce anche in maniera un po' più, non dico personale, perché ovviamente non lo conosco, mi dispiace, vorrei, ma non lo conosco personalmente, però anche dal di fuori i suoi fumetti, chi ne ha guardato qualche intervista, chi l'ha ascoltato durante la pandemia, chi di voi dovesse seguire mai un programma sulla 7, si chiama Propaganda Live. Zero Calcare portava ogni settimana una sorta di cortometraggio fumettistico che raccontava un po' come se la stava passando e attraverso lui un po' tutti gli italiani. Ecco, chi lo conosce anche da questo punto di vista sa che Strappare lungo i bordi esprime in maniera limpida e assolutamente non censurata la sua voce. È una serie che lui scrive, che ha creato e che dirige, oltre ad aver ovviamente disegnato. C'è tutto Zero Calcare in questa serie. C'è una trama, ci sono, per meglio dire, tante trame verticali che si esauriscono nei singoli episodi, sono 6 gli episodi, circa 15-20 minuti l'uno, quindi una serie TV che si muove anche molto velocemente, ma c'è anche una trama orizzontale che si fa sempre più presente, soprattutto negli ultimi due episodi, che colpisce e che colpisce e non dovrebbe colpire in realtà, perché chi conosce Zero Calcare, chi ne ha letto i fumetti, sa che quello che lui ci mostra in questa trama orizzontale, in questa svolta, in questo colpo di scena, mi verrebbe da dire, di cui poi entreremo un po' più nei dettagli, seppur velocemente, sa che è perfettamente nelle corde di Zero Calcare. Sa che Zero Calcare non è sinonimo di banalità. Sa che Zero Calcare non fa mai nulla per caso, non è mai banale, c'è sempre un significato più profondo, anche quando, come dire, scoppiamo nella risata più grassa possibile, ce ne sono tante in questa serie che è veramente molto divertente, molto ironica anche, ecco, c'è sempre come dire, un controcampo, un controluce, un rovescio della medaglia, che porta con sé una riflessione a volte profonda, una riflessione a volte amara, una riflessione a volte drammatica. Non entro maggiormente nei dettagli, appunto per non fare spoiler, ma c'è anche questo tipo di riflessione, ovviamente, in Strappare lungo i bordi. È un gioiello, un capolavoro, mi verrebbe da dire, un vero e proprio gioiello della serialità televisiva italiana, della serialità animata italiana, ma non solo italiana, direi assolutamente, senza paura di esagerare, internazionale. Strappare lungo i bordi di Zero Calcare è un vero e proprio gioiello, un prodotto eccellente, una di quelle cose che vanno viste e su cui bisogna assolutamente, riflettere. Per la parte senza spoiler, che è stata molto ampia, mi fermo qui, inizio, faccio giusto un paio di spoiler per poter contestualizzare quanto detto prima in maniera un po' più puntuale, e quindi un paio di secondi per permettere a chi ancora non l'ha vista di recuperarla. 1 e 2.
Dicevo appunto una riflessione che anche la risata più grassa, anche l'ironia di cui è sempre zeppa la produzione zero calcare, chiamiamola così in maniera molto generale, fumetti, diciamo così, corti animati, questa serie, ecco, la riflessione che si porta dietro c'è anche qui, è una riflessione molto molto profonda, una riflessione che stupisce, che colpisce, che non ci si aspetta fino al quarto, quinto episodio. Ed è una riflessione sul suicidio, una riflessione sugli spettri che ci portiamo dentro, sugli spettri con cui dobbiamo chi più chi meno convivere, con cui dobbiamo scendere a patti, con cui dobbiamo fare i conti ogni giorno della nostra vita, spettri che ci portiamo dietro da sempre sostanzialmente, fin da quando abbiamo un po' di sale in zucca, fin da quando cerchiamo di dare una direzione alla nostra vita e capiamo che la nostra vita molto spesso sfugge a quella strada, a quella direzione che noi stiamo cercando di imprimerle. Ecco, ogni volta che, per riprendere il titolo di questa serie, cerchiamo di strappare lungo i bordi e stare lungo quel bordo che noi vogliamo seguire, ma per quanto noi stiamo attenti, insomma, a volte lo strappo taglia fuori qualcosa, è più rozzo, grezzo di quanto noi ci si aspettasse. E questa svolta che c'è nella serie di Zero Calcare, questa riflessione molto profonda, molto toccante sul suicidio, è, potrei dire, una ciliegina, se detta così non fosse in qualche modo denigratorio, perché presupporrebbe un qualcosa di veramente molto grande e questo è sorta di cappello, no? Questo è il senso della serie, per cui molto più di una semplice ciliegina. Però capitemi, insomma. Si tratta di un vero e proprio colpo di scena, una vera e propria svolta che, come dire, colora maggiormente il capolavoro che già la serie era, la meraviglia che già la serie era. E non è mai banale ed è molto coraggioso soprattutto fare una riflessione di questo tipo, scomoda, mi verrebbe da dire, scomoda perché si tratta di qualcosa come la stessa serie attraverso uno dei personaggi dice in una circostanza. Di cui a volte quasi si vuol far finta di niente, dico di fronte a certo tipo di disagio, di fronte a un certo tipo di malessere, si tende quasi a far finta di niente, tanto passerà. E la serie ci porta a zero calcare attraverso questa serie, ci porta a riflettere proprio anche su questo, questa tendenza a voler lasciar passare, lasciar correre, lasciar andare. Ecco. Se non si fosse capito, è una serie veramente strabiliante, uno dei prodotti televisivi cinematografici, allarghiamo proprio il campo, sicuramente più riusciti, io direi forse quasi il più riuscito dell'anno, ma sicuramente uno dei più notevoli anche allargando lo sguardo agli anni passati, in cui c'è tutto zero calcare, questa serie è un vero e proprio flusso di coscienza, con la scusa che, come siamo abituati a vedere nelle tavole dei suoi fumetti, è zero calcare a doppiare sostanzialmente, interpretare sostanzialmente quasi tutti i personaggi, a parte la sua coscienza, l'armadillo che è doppiata da Valerio Mastandrè, ecco, col fatto che lui a dar voce a tutti i personaggi anche nella serie risulta un vero e proprio flusso di coscienza, che è cifra stilistica ed espressiva di Zero Calcare, non prende mai fiato sostanzialmente, con la sua ironia, martella continuamente andando contro luoghi comuni, stereotipi, infilandosi nelle pieghe più sporche, più scomode, anche della nostra contemporaneità, anche del dibattito pubblico-politico contemporaneo. Contemporaneo. È questo che fa l'intellettuale, per citare la copertina dell'Espresso di qualche mese fa, l'ultimo degli intellettuali, l'ultimo intellettuale, Zero Calcare. È proprio quello che fa l'intellettuale, va proprio a scavare la voce, come dire, non fuori dal coro, perché non mi piace troppo questa espressione, però una voce che all'interno del coro si fa sentire e pone dubbi, pone domande sul coro stesso, mi verrebbe da dire, su ciò che il coro spesso non vuole indagare, non vuole investigare. Ecco, Zero Calcare invece lo fa, e questa serie ne è un'espressione magnifica, magnifica. Recuperatela, recuperatele, ripeto, molto veloce, un'ora e mezza, 1 ora e 40, tutti gli episodi messi di fila uno dopo l'altro.
fatemi sapere nei commenti se avete recuperato questa serie. Ci sono sicuramente tante cose che io non ho detto, tanti riferimenti pop, tante altre riflessioni che sarebbero potute essere sviluppate in questa recensione, ma che per questioni di tempo non ho sviluppato. Possiamo però parlarne ovviamente nei commenti, per cui fatemi sapere cosa ne pensate, cosa vi ha suscitato questa serie. Mettetemi mi piace alla recensione, al video, se video e recensione vi sono piaciuti, seguite la Fairy Family Film, iscrivetevi al canale, recuperate la trailer reaction di un trailer molto atteso, di un film molto molto atteso, Spider-Man No Way Home, uscito oggi pomeriggio, la trailer reaction, dico, noi ci vediamo presto, con spero altre recensioni di altri film di altre serie TV, che siano simili a strappare lungo i bordi. Ciao!